è un contenzioso che parte da lontano ma che adesso conta oltre 250.000 euro. Un braccio di ferro tra il comune di Arezzo e alcune scuole ed altre strutture cattoliche. Alla base del contendere, fatto di sentenze e ricorsi in Cassazione, il pagamento dell'ICI alle scuole paritarie. Secondo gli uffici tecnici e l'assessore al bilancio Merelli, alle scuole paritarie non spetterebbe l'esenzione sull'ICI e quindi sono stati richiesti gli arretrati fino al 2011. Il problema è che la normativa all'epoca prevedeva che in caso il proprietario dell'immobile avesse dato in concessione il servizio a un soggetto terzo, in questo caso veniva persa l'esenzione dall'imposta. Con il 2015, fra l'altro, la Cassazione ha anche stabilito che, anche se è lo stesso proprietario dell'immobile che gestisce direttamente l'erogazione del servizio, quindi il proprietario coincide con il soggetto gestore, anche in questo caso si perde l'esenzione dall'ICI, cioè dall'IMU ora. Il comune di Arezzo ad oggi ha fatto accertamenti fino all'annualità 2010. Quindi ogni anno emette gli accertamenti con scadenza il periodo di prescrizione. Entro quest'anno verrà fatto il 2011, quindi si parla di un'imposta che è maturata su diversi soggetti in molti anni. È 15 anni che il Comune gestisce questo contenzioso che è arrivato a questo punto in Cassazione alla Suprema Corte, quindi a dimostrazione che non è una cosa nuova, ma è una cosa ben conosciuta. Purtroppo ricordo che il Comune ha sì autonomia impositiva, ma non può diciamo, legiferare autonomamente. Il Comune applica l'imposta secondo quelle che sono le direttive normative centrali e soprattutto in base a quella che è la giurisprudenza dominante, in questo caso la Cassazione.